Buonasera, benvenuti a Ci vuole un villaggio Art Gallery. Siamo a Pescara in via Villetta Barrea 24, un nuovo spazio espositivo per l'arte contemporanea e siamo alla giornata, la prima giornata di inaugurazione di questa mostra Flash Mob, mobilitazioni interiori, con l'artista romano Adriano Segarelli. Questo percorso è nato durante la pandemia, quindi durante il primo lockdown, dove tutti avevamo bisogno delle risposte a questi grandi interrogativi, a queste grandi restrizioni che ci sono state imposte a causa del virus, tutti sappiamo. Però diciamo c'è un riscontro positivo, che è quello di cercare sempre la luce. Infatti nelle opere io cerco sempre di mettere un punto luce, un punto di fuga. Abbiamo fatto questa mostra insieme a Beniamino Gardines, che è il direttore artistico appunto di questo evento, e abbiamo presentato un filone che è quello che io chiamo la metafisica delle ombre, e appunto perché ci sono tutte queste sagome vettoriali che si muovono in questo spazio, in questo luogo, non luogo, e rappresentano diciamo la piccolezza dell'essere umano nei confronti dell'universo. Io ho due filoni, uno si chiama destrutturalismo interiore, che l'ho presentato a Roma a Testaccio quest'estate. Poi ho quest'altro appunto, che è la metafisica delle ombre, quindi ho voluto dare importanza a queste piccole sagome vettoriali, che comunque sono scure, non hanno volto, però sono molto comunicative, quindi in base ai movimenti che fanno, al modo in cui si muovono in questo spazio, cercano di dare un messaggio. È veramente un onore per noi avere Adriano Segarelli qui, perché è reduce da una mostra a Milano, nello studio prestigioso Zecchillo, ex casa di Piero Manzoni, grande artista italiano del Novecento, e la mostra resterà aperta fino a sabato 27 febbraio. Aperta il sabato e la domenica dalle 17 alle 19, ci trovate quindi qua tutti i sabati e tutte le domeniche, e durante la settimana su prenotazione, perché ovviamente per le norme preventive anti-Covid di noi. E quindi l'arte ci chiede e ci offre la possibilità di una reazione interiore, perché anche, come dire, un segno di speranza, di iniezione di coraggio, per dire ce la possiamo fare, in fondo al tunnel c'è la luce. Mobilitazioni interiori proprio per questo, proprio per cercare di intervenire tutti insieme, un flash mob dell'essere umano che cerca appunto di riprendere le forze e la voglia di andare avanti e trovare questa fuga, questo punto di luce.